Grazie Presidente. Beh, iniziamo con la discussione, diciamo, generale di questo bilancio di previsione 2019-2021, cercando un attimo in realtà di, rispetto anche a quanto detto dal collega, insomma, a quanto detto nei giorni passati, di ricostruire correttamente quello che è l'assetto del bilancio di Roma Capitale, soprattutto negli ultimi 10 anni. Se vediamo anche quanto rappresentato dall'assessorato al bilancio, noi vediamo che dall'anno d'esercizio finanziario, dal 2009 fino al 2018, gli anni nei quali c'è stata una gestione ordinaria del bilancio e quindi il bilancio è stato approvato nei termini quindi previsti dalla legge, vediamo che negli ultimi, soprattutto 2 anni, abbiamo avuto, anzi negli ultimi 4 anni abbiamo avuto un incremento da questo punto di vista della gestione ordinaria del bilancio. Perché è importante fare in modo che il bilancio di previsione di una città possa essere adottato in tempi certi? Perché come sappiamo, questo può comportare dei problemi dal punto di vista di programmazione delle risorse, può portare dei problemi dal punto di vista di programmazione degli interventi anche del piano triennale delle opere pubbliche, e quindi non avere dall'inizio dell'anno un bilancio che possa essere costruito e quindi approvato in via definitiva entro il 31 dicembre, può portare diciamo, a dei problemi. Ovviamente dal 31 dicembre, gennaio, insomma, o febbraio già sarebbe comunque un'approvazione virtuosa, ma abbiamo avuto a Roma dei casi, e li possiamo tranquillamente citare, dove il bilancio è stato di previsione, è stato approvato praticamente alla fine dell'anno in corso, quindi si è rimasti quasi per 11 mesi senza un bilancio di previsione e quindi con una forma di gestione economica e finanziaria della città estremamente precaria. Ed è lì che ovviamente, di fronte a una gestione precaria e difficoltosa del bilancio di previsione, potrebbero annidarsi degli errori, dei problemi, contenziosi, circostanze, diciamo, legate appunto ai debiti fuori bilancio e così via. Perché? Perché è evidente che se l'amministrazione, le commissioni, l'Assemblea Capitolina dall'inizio dell'anno, anzi poco prima dell'inizio dell'anno e dell'esercizio finanziario, è in grado di poter predeterminare quelli che sono gli interventi quantomeno macro sulla città, al netto ovviamente poi dei servizi e delle funzioni amministrative che devono essere necessariamente erogate alla città, è evidente che i primi beneficiari di questi interventi sono senza dubbio i cittadini. È un caso, ad esempio, quelli del 2012 e del 2013, dove leggo la slide che ci aveva presentato l'assessore, riguardava l'approvazione del bilancio, addirittura il 5 del bilancio di previsione del 2012. Piuttosto che approvarla, vedo il collega Stefano qui, probabilmente aveva già approfondito nella sua prima esperienza di mandato, e nel 2012 abbiamo avuto l'approvazione il 5-11-2012, Presidente, mentre nel 2013 addirittura il 2 dicembre 2013. Allora io mi chiedo, quale ratio dal punto di vista politico-amministrativo è sottesa all'approvazione di un bilancio di previsione che dovrebbe coprire tutto il 2013, approvarlo appunto alla fine del 2013, quando oramai le attività si sono concluse e insomma i buoi sono scappati dalla stalla? Quindi è evidente che questa città deve migliorare, e mi permetto di dire che negli ultimi 2 anni questa capacità
di programmazione e di attenzione per il miglioramento dell'approvazione sta avvenendo, perché noi abbiamo avuto il bilancio di previsione del 2017 approvato appunto soltanto il 30 gennaio del 2017, quindi insomma quasi rispetto a quello del 2013, insomma stiamo parlando di 10 mesi prima, appunto abbiamo avuto una gestione ordinaria del bilancio di quasi 11 mesi, mentre quello del 2018 è stato approvato appunto quello di cui insomma stiamo parlando oggi e auspichiamo insomma per il 2019 e per il 2021, è evidente che insomma ci potremmo ritrovare anche qui su un'attività certamente in anticipo. E il bilancio di previsione 2018-2020 anch'esso era stato approvato l'anno passato in tempi appunto non sospetti, cioè in tempi certi entro appunto la fine del 2017, e quindi abbiamo avuto per l'anno 2018 per la prima volta da credo 10 anni quasi quasi una gestione ordinaria del bilancio di 12 mensilità, insomma di 12 mesi. Questo è qualcosa di pazzesco a mio avviso, perché comunque sta e determina e determinerà certamente un beneficio alle casse dell'amministrazione. Ovvio che questa attività deve essere poi contemperata e corredata da una serie di interventi che l'amministrazione deve fare, perché nel momento in cui l'amministrazione ha fin da subito le risorse all'interno delle voci economiche del bilancio di previsione sul titolo primo o sul titolo secondo, è evidente che poi i primi che devono essere messi in condizione attraverso le delibere di indirizzo d'aula, attraverso le direttive della giunta e dei singoli assessori competenti, non possono che essere appunto gli uffici. Che sappiamo, e su questo bisogna essere onesti con noi stessi, da quando siamo entrati come forza politica in questa assemblea, il primo atto di assemblea capitolina è stato il tema del salario accessorio, che è un tema che abbiamo conservato, che avevamo portato avanti in campagna elettorale, perché è corretto e giusto anche riconoscere ai lavoratori e ai dipendenti di Roma Capitale una parte appunto del trattamento economico anche basata sui risultati che a fronte del famoso accertamento che ci fu nel 2014 da parte del MEF ci sono stati una serie di interventi e di delibere di giunta che sono andate proprio a superare e a tentare appunto di sanare quantomeno quella problematica. Ecco, questo intervento del salario accessorio è collegato al bilancio di previsione, perché è evidente che nel momento in cui si approva un bilancio di previsione in tempo, si ha la capacità e la possibilità di mettere in condizione il personale, che sappiamo insomma essere in grande difficoltà a causa soprattutto del blocco del turnover che c'è stato per molti anni all'interno di questa città, una parte un blocco che è stato di competenza esclusiva normativa, nel senso che in tantissime città italiane, a causa di un legislatore che ha visto, diciamo, probabilmente per un orientamento politico, non lo so, quello di scongiurare, disincentivare le assunzioni e quindi la gestione in house dei servizi, si è andato, diciamo, a ridurre il personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, e quindi è evidente che a quel punto le amministrazioni pubbliche hanno dovuto ricorrere ovviamente a una serie di esternalizzazioni, di affidamenti ovviamente al di fuori. Noi, come sempre abbiamo detto, noi siamo contrari ad ogni forma di privatizzazione dei servizi pubblici locali, e da questo punto di vista
l'azione che si è fatta politica, questa tutta politica, Presidente, da inizio delle consiliature è stata quella di ottenere diciamo un quadro di bilancio certamente favorevole per poter, quindi un quadro insomma, finanziario di stabilità anche per tutti quelli che sono i parametri previsti dalla contabilità pubblica, per poter riprendere finalmente ad assumere. E quindi nel momento in cui si è iniziato questo percorso, questa amministrazione ha iniziato prima di tutto ad assumere coloro che erano i cosiddetti vincitori del famoso concorsone del 2000, bandito appunto nel 2010, quindi prima addirittura dell'entrata in vigore della legge e della famosa insomma, riforma Brunetta. E poi successivamente, come previsto dalla legge, anche grazie a delle proroghe delle graduatorie vigenti, si è data la possibilità all'amministrazione e anche alle altre amministrazioni di attingere e quindi far scorrere le graduatorie assumendo i cosiddetti idonei. E su questo mi permetto quindi di fare questo collegamento tra il bilancio di previsione e i dipendenti, perché è evidente che se abbiamo una gestione del bilancio una gestione ordinaria del bilancio appunto corretta, per cui per 12 mesi abbiamo un bilancio chiaro, essendo stato approvato nei tempi, al tempo stesso però dobbiamo anche avere il personale che è messo in condizione di poterlo poi effettivamente poter espletare quelle attività amministrative, i servizi, i bandi, anche a causa, lo ricordiamo, del nuovo codice degli appalti che ha certamente mutato il quadro di tutte le pubbliche amministrazioni e quindi è diventato più difficile, ma non nel senso che ovviamente si tratti di un intervento diciamo, da cassare, assolutamente no, perché l'obiettivo diciamo, del nuovo codice dei contratti, immagino, degli appalti pubblici, scusate, era proprio quello di facilitare e soprattutto di scongiurare delle situazioni che potevano andare eventualmente appunto in uso nelle amministrazioni, che erano magari di rendere sempre più difficoltoso la ricostruzione proprio della gestione di questa materia. Ovvio che con il nuovo codice degli appalti però i dipendenti capitolini, ma immagino tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, si sono ritrovati e si ritrovano ancora con delle incertezze interpretative che spesso possono rallentare la macchina, ma questo accade non a Roma Capitale, ma accade a tutte le amministrazioni pubbliche. E non è un caso che l'attuale governo poco tempo fa ha avviato, se non ricordo male, una consultazione pubblica finalizzata a raccogliere osservazioni e interventi proprio per facilitare e adottare degli interventi di semplificazione sul codice dei contratti, sul codice, diciamo, degli appalti. E questo per dire che quindi nel momento in cui da inizio consiliatura, oltre al tema collegato al bilancio di previsione, si è andati anche ad implementare e rafforzare quello che era il panorama del personale capitolino, quindi di tutto quel capitale umano necessario e imprescindibile per poter poi erogare i servizi e svolgere, diciamo, tutte quelle funzioni amministrative richieste dalla legge per Roma Capitale, è evidente che questi due binomi cominciano a finalmente, dopo tanti anni, a correre insieme. Perché? Perché da una parte avevamo, come detto prima, il turnover, dall'altro però dobbiamo ricordare anche tutta la vicenda che ha visto probabilmente, non so, anche a causa dei pregressi storici della città di Roma, del debito commissariale o comunque delle difficoltà che la città aveva vissuto prima del 2013 e quindi del famoso decreto Salva Roma, dei 440 milioni di euro che erano stati dati dal governo per fare tutta una serie di interventi e che prevedevano anche quello il blocco delle assunzioni, il blocco delle assunzioni anche e delle limitazioni per le società partecipate, interventi che ovviamente pesano, perché quando un
una quota di dipendenti capitolini va in pensione, è evidente che se non si ha l'opportunità per l'anno successivo, magari si hanno le risorse economiche, ma non si ha l'opportunità normativa di poterli riassumere, di poterli riassumere nuovi ovviamente, non quelli che sono andati in pensione, è evidente che questo provoca e determina un rallentamento della macchina amministrativa. Allora, come si è sbloccato questa situazione? Procedendo nuovamente a implementare le assunzioni. Ecco perché anche io politicamente e tutto il gruppo, insomma, del Movimento 5 Stelle ci siamo sempre mossi in ogni sede tentando, insomma, di far capire anche tutto questo tema del personale, quanto possa effettivamente pesare e quanto quindi sia necessario capire come migliorare e regolamentare meglio il tema dei concorsi, perché è evidente che se Roma Capitale, un'amministrazione, fa un concorso nel 2010 e prosegue ad assumere nel 2018, è evidente che sono passati 8 anni, quindi qualcuno sarà stato assunto da altre pubbliche amministrazioni, qualcun altro magari non ha più, potrebbe, le normative sono cambiate, potrebbero essere cambiate, quindi si va comunque a disperdere capitale umano, energie, professionalità. Di cui invece l'amministrazione ha bisogno, perché l'amministrazione ha bisogno di un turnover continuo, soprattutto in virtù di come effettivamente il mondo sta cambiando. Se vediamo le ultime discussioni in ambito parlamentare sulla pubblica amministrazione, anche del ministro Bongiorno, vediamo che si parla e direi anche finalmente dell'individuazione di categorie di profili determinati all'interno della pubblica amministrazione, quali coloro che hanno un'esperienza o comunque dei titoli su una materia sulla digitalizzazione. Questo, insomma, quello che è uscito fuori tra giornali, dibattiti, discussioni e che sono all'interno anche di proposte, insomma, di leggi attuali sul tema delle competenze collegate al controllo di gestione, agli appalti pubblici, all'anticorruzione, insomma, tutti nuovi profili che stanno nascendo. Nuovi lavori, nuovi profili, nuovo modo di fare amministrazione pubblica. Allora, su questo dobbiamo chiederci se questa amministrazione effettivamente abbia fatto abbastanza o meno. Io penso proprio di sì, perché all'interno delle linee programmatiche e all'interno anche delle azioni contenute all'interno del documento unico di programmazione, noi troviamo numerosi interventi e misure anche collegati a questo, anche collegati ai nuovi concorsi che dovranno essere portati avanti nei prossimi anni e che a questo punto, mi permetto di dire, speriamo che possano, non appena banditi, possano, diciamo, concludersi il prima possibile, magari anche grazie a una normativa nazionale che vada, insomma, incontro in questo senso ai comuni e che gli vada comunque a dare, diciamo, un supporto anche sullo sveltimento di questi percorsi. È ovvio che, ripeto, fare un concorso e impiegare 10 anni, 5 anni, 6 anni per poter poi, dal momento in cui viene bandito, assumere il personale necessario, nel frattempo l'amministrazione ha cambiato pelle, nel frattempo l'amministrazione se ne sono andati altri dipendenti, ci sono delle necessità che magari sono mutate, quindi non può da questo punto di vista vedersi, diciamo, questi due temi scollegati tra di loro. Su questo va detto che nel bilancio di previsione quindi troviamo un'ampia, e quindi nel collegato ovviamente documento unico di programmazione, troviamo come sulla parte, insomma, del personale, troviamo certamente abbastanza soddisfacente, insomma, gli interventi che sono stati messi in campo. Passando ora al tema invece più economico, Presidente, collegato, diciamo, agli interventi e soprattutto alle spese. Vediamo un attimo i dati che sono stati illustrati per come è l'attuale bilancio di previsione. Poi, ovviamente, come sappiamo, il bilancio di previsione può essere oggetto di emendamenti da parte dell'Assemblea, dei consiglieri, insomma, di tutti gli attori, e quindi possono mutarsi, insomma, alcune
condizioni, però iniziamo un attimo a capire come questo bilancio effettivamente è formato, anche per dare un po' di trasparenza al lavoro fatto. Noi abbiamo per le strutture centrali delle spese correnti che ammontano a circa 4 miliardi e 524 milioni, di cui bisogna ricordare che circa un miliardo va, anzi forse anche qualcosa più di un miliardo va per gli stipendi, diciamo, all'interno, ecco, della pubblica amministrazione, quindi stipendi dei dipendenti capitolini, del personale appunto dipendente, del personale dirigente. Poi abbiamo, se non ricordo male, quasi un altro miliardo, avevo letto sul parere dell'Oref. Collega, c'è un attimo il parere dell'Oref? Grazie. Sul parere dell'Oref che appunto riepilogando quanto, perché questi sono dati importanti, Presidente, bisogna tenerne conto perché spesso si viene giustamente, si cerca, no, di capire come muoversi, poi non ci si rende conto che l'onere a carico, questo lo dice loro, è del bilancio del comune per i servizi esternalizzati, è così previsto, e fa, diciamo, una stima e parliamo di 1 miliardo e 796 milioni. Quindi abbiamo più di 1 miliardo per il personale, più di 1 miliardo e 7 per i servizi, quindi siamo quasi a 3 miliardi, quindi resta circa 1 miliardo, di cui poi abbiamo anche questi 269 milioni delle strutture territoriali, che sono quindi tutte quei municipi, quindi 15 municipi con le loro competenze, e da questo punto di vista quindi vediamo che il bilancio di Roma Capitale, per, se mi posso permettere, quasi forse qualcosa di più della metà, forse arrivare a quasi 2/3, è già scritto. E questo è importante perché nel momento in cui chiunque, ma io spesso parlando con molti consiglieri, anche con alcuni consiglieri municipali, spesso si cerca di capire quali siano i margini di manovra per l'amministrazione. E questo è un tema, cioè il margine di manovra dell'amministrazione è all'interno appunto di quel miliardo. Quindi le scelte politiche che si fanno sono all'interno, diciamo, di quella parte residuale, escluso ovviamente tutti quelli che sono magari dei contratti che sono già in essere, degli appalti che sono già in essere, e come sappiamo al netto del fondo pluriennale vincolato. Quindi 1,7 miliardi che c'è il collega, insomma, Stefano saprà bene che, essendo, insomma, presidente della Commissione Mobilità, molto va ovviamente anche per la materia, insomma, della mobilità, che come sappiamo tutti da questo punto di vista è stato, come forza politica e quando ci siamo presentati come Movimento 5 Stelle alle elezioni nel 2016, il nostro metodo appunto è quello di far votare online le priorità appunto del programma elettorale, e appunto dai primi interventi era uscita proprio la mobilità, e quindi come vediamo su ATAC per il contratto per il 2019 è stato posizionato circa oltre 611 milioni di euro, mentre per quanto riguarda Roma Metropolitane e poi Roma Servizi parliamo di altri 60 circa, vado insomma un po' a occhio, Presidente, 60-70 milioni di euro. Quindi questo ci fa capire quanto questa città, noi abbiamo trovato una città quindi già molto ingessata dal punto di vista dei costi, però il fatto che una città abbia, diciamo, un costo, ovviamente poi bisogna verificare che il costo che viene sostenuto sia poi adeguato al servizio che viene offerto, ed è qui
la grande sfida che in questi 2 anni stiamo portando avanti come forza politica, una serie di atti di indirizzo, ma anche con tutta una serie di delibere, mi permetto di dire anche da parte della Giunta, proprio per riuscire a rafforzare questa verifica e questo controllo. Come dicevo, circa 1 miliardo delle spese, appunto per il titolo primo, le spese correnti, 1 miliardo circa o qualcosa di più, sono appunto del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il secondo dipartimento che ha appunto come struttura centrale ha più spese, troviamo il Dipartimento Mobilità e Trasporti per i motivi che abbiamo detto prima, poi da lì il Dipartimento Tutela Ambientale, la Ragioneria Generale, i servizi, se non sbaglio, i servizi educativi e scolastici, il Dipartimento Infrastrutture, Politiche Sociali e così via, il Dipartimento Patrimonio. Da questo punto di vista, quindi, noi abbiamo un bilancio di Roma Capitale abbastanza già inquadrato su questo, quindi gli interventi che vorrei, insomma, siano messi all'attenzione sono proprio questi, cioè nella necessità di intervenire su dei settori che comunque si è anche da un certo punto di vista quasi obbligati ad intervenire proprio per il perimetro, ma ripeto, non è il fatto che una città abbia delle spese anche così elevate. E non è una cosa, a mio avviso, sbagliata, è ovvio che si può fare meglio, ma da un certo punto di vista, la città, i cittadini si aspettano l'erogazione di servizi, si aspettano che la manutenzione, ad esempio, ecco, su tutto il tema della manutenzione del verde, di cui si è parlato molto e il collega Diaco ne ha sentite sicuramente di tutti i colori nel corso di questi 2 anni sul tema del verde, però è evidente che finalmente sono stati aggiudicati no, tutte le gare per 4 milioni di euro e interventi che con un bel cronoprogramma sul portale istituzionale di Roma Capitale che stanno distribuendo diciamo, questi sfalci e questi interventi su tutti i municipi. Allora, il punto è quello che dicevamo forse qualche minuto fa, cioè il tema è se noi abbiamo un codice degli appalti che è estremamente complesso, al tempo stesso abbiamo avuto un'amministrazione che per quasi 3 anni ha avuto il blocco del turnover per le due ragioni, è evidente, non possiamo andare, cioè Roma, l'ho già detto un'altra volta in quest'aula, Roma non è Hogwarts, non si ha la bacchetta magica, è evidente che gli interventi che si possono fare sono quelli che noi stiamo cercando di fare nei tempi e con quanto la legge ci consente. Devo dire che tanto è stato fatto in questi 2 anni per tutto quello che è arrivato addosso, insomma, e per tutte le difficoltà che si sono trovate, ma vorrei andare un attimo a se mi permette il collega Teranova che mi ha prestato insomma un attimo il parere, dare un attimo una lettura perché questo è secondo me importante anche per dare una lettura secondo me ragionata di quanto viene rappresentato dall'OREF. Allora, l'OREF permangono le problematiche derivanti dalle passività potenziali generabili dalle acquisizioni sananti, che possono determinare forti criticità sugli equilibri di bilancio, per la cui soluzione appare necessario un intervento legislativo specifico. Ecco, questo tante volte viene detto: no, ma è di vostra competenza, perché non intervenite? Qua l'OREF lo scrive in modo chiaro che per gli interventi delle acquisizioni sananti occorre un intervento legislativo chiarificatore della materia. Allora, non è che Roma non scrive le leggi, anzi, io lo spero, nel senso che prima vedevo con il collega Stefano l'assetto istituzionale della città di New York, dove New York City, anche lì, insomma, cioè lo Stato di New York, scrivono leggi, ma anche altre capitali europee hanno l'opportunità di scrivere norme che hanno un valore, insomma, giuridico come di legge. E la città di Roma, perché così magari diamo un'informazione alla cittadinanza, non scrive delle leggi, scrive semplicemente dei regolamenti che sono degli atti ovviamente con contenuto
normativo, però di fatto possono tranquillamente essere impugnati innanzi al TAR e quindi magari se sono posti in essere in violazione di altre normative regionali o nazionali possono essere annullati. E non è una cosa da poco, perché il fatto che una capitale come Roma non abbia l'opportunità di poter costruire e autoregolare da sé un quadro normativo anche per gli interventi, cioè, da un punto di vista normativo, certamente è una pecca di quello che era stato l'assetto delle riforme di Roma Capitale del 2010. Noi ci ricordiamo che nel 2001 i costituenti, insomma l'attuale Parlamento in formato costituente, modificando la Costituzione, ha introdotto nell'articolo 114 della Costituzione un comma legato al riconoscimento di Roma Capitale quale capitale della Repubblica, rinviando a una legge specificando che con legge dello Stato, e quando il Costituente scrive con legge dello Stato significa con legge quindi ordinaria, non con legge costituzionale, con legge dello Stato ne viene disciplinato il suo ordinamento. Allora, la legge di Roma Capitale, che ha visto una prima attuazione con l'articolo 24 della legge del 2009 e poi successivamente con il decreto legislativo 156 del 2010, di fatto da Roma, dal Comune di Roma, mi permetto di dire, forse è cambiato solo il nome, cioè dal Comune di Roma siamo passati a Roma Capitale. I municipi si sono ridotti perché effettivamente i municipi sono stati molto, molto ridotti, insomma siamo passati a 15 municipi. Sono certamente cambiati alcuni elementi collegati all'attività, diciamo, nel funzionamento di alcuni organi, quindi il sindaco, la giunta, il criterio delle pari opportunità, il nuovo statuto di Roma Capitale. Alcuni elementi, qualcosa è stato presentato dal Parlamento sulle funzioni e se non ricordo male l'intervento legislativo del 2012, che era qualcosa legato alla cultura, qualcosa collegato anche alla protezione civile, ma di fatto di questi poteri non ne abbiamo visto, o almeno fino ad oggi, fino a questo governo, non ne abbiamo visto parlare nessuno. Fortunatamente, con questo attuale governo si è finalmente, lo dico, ripreso il tema di dare dignità ad una capitale che comunque è certamente il centro, è stata e lo è, a mio avviso, il centro comunque di tantissimi interessi storici, archeologici, ma anche molti interessi politici e religiosi, e quindi è evidente che non può essere giuridicamente, amministrativamente, contabilmente trattata, insomma, in senso giuridico, normativo, trattata come il comune di 2000 abitanti. Cioè è diciamo, un'ipotesi, secondo me, non funzionale. Ed è proprio qui il problema, perché nel momento in cui poi noi andiamo a leggere il parere dell'OREF, è quello che troviamo spesso. È da ricondursi all'assetto istituzionale di questa città che ci siamo trovati e per il quale c'è il massimo sforzo da parte di questa maggioranza per proiettarla nel futuro. Pensiamo soltanto anche agli atti di indirizzo che abbiamo approvato sul tema del decentramento amministrativo e alle attività fatte in commissione da parte di tutti, di tante commissioni consiliari. Il tema è molto semplice: se Roma è costituita da 15 municipi, la prima domanda è cosa fa Roma, cosa fanno i municipi? E su questo c'è il regolamento del decentramento che è del 1999, aggiornato in talune occasioni, in particolare nella precedente consiliatura sul tema del bilancio di previsione, per cercare di costruire un modello di bilancio di previsione diverso, ma di fatto sul tema delle competenze, di chiarire le competenze a chi sono attribuite, questo passaggio per la precedente consiliatura non è stato fatto e per le precedenti consiliature, azione che invece abbiamo ripreso, perché è evidente che per poter capire e per poter far funzionare una città come una megalopoli, come una capitale del mondo, è evidente che bisogna avere chiaro cosa fa il centro e cosa fa la periferia, come
come funziona la periferia e non ci si può appoggiare sul regolamento del 99, tant'è che nel documento unico di programmazione del 2018-20 e del 2019-21 noi avevamo totalizzati quattro obiettivi operativi. Nel 2018 c'era appunto l'attività quindi di esame di interventi legati al decentramento amministrativo e alle varie sperimentazioni, e si sono anche tenute delle sedute dell'osservatorio sul decentramento dove i municipi stessi hanno dato un contributo propositivo per capire quindi poi quali competenze esercitare e quindi ovviamente poi come ripartire le risorse economiche della città, perché anche su questo insomma un collegamento c'è. E da questo punto di vista sono arrivate tante proposte, soprattutto su molti temi. Quello più sentito, di cui parlavo prima col collega Diago, cioè quello del tema del verde pubblico, che è un tema che vediamo Roma avere circa 41 milioni di metri quadri di verde, che è una cifra diciamo molto alta rispetto al verde di tutte le altre città. Allora questo bisogna tenerne conto, ma io parlo di tutte le altre città, prima di tutto italiane. Allora quando vediamo i praticelli verdi tagliati perfettamente con degli sfalci, bisogna anche tenere conto di quante e di quanto è effettivamente il verde all'interno delle altre città e quanto è Roma. Roma ha un'estensione territoriale che è pari a 5 o 6 città di capoluogo insomma più importanti d'Italia, quindi da questo punto di vista ecco perché non si comprende, io questo non l'ho compreso ancora, perché il legislatore nel passato, piuttosto che ipotizzare un modello magari legislativo per Roma Capitale, quindi che potesse in un certo senso avere una potestà legislativa speciale su alcune materie, potesse avere delle competenze amministrative più spinte su alcuni fronti, non si capisce perché con il decreto legislativo 156 del 2010 siamo andati invece ad una diciamo riformulazione di Roma Capitale come contenitore, ma non siamo riusciti ad andare un passo avanti. Tra l'altro da lì si è fermato tutto, nel senso sono arrivate qualche funzione, ma non ho visto diciamo un grande passo in avanti. L'altro tema sempre di cui l'OREF parla è invece legato al contenzioso in gestione presso l'avvocatura con probabilità di soccombenza. Ecco, questo lo vorrei leggere perché magari se poi ci sarà l'OREF chiediamo poi magari il presidente, che anche lui è avvocato, mi aiuta all'interpretazione. È ingente la mole del contenzioso in gestione presso l'avvocatura con probabilità di soccombenza molto elevate da parte di Roma Capitale. Ora, penso abbiano fatto o un'analisi del trend, perché io che diciamo di professione faccio l'avvocato, vorrei capire, cioè io faccio difficoltà con tutti i miei fascicoli ad avere orientativamente chiaro, o me li sono letti tutti, ha letto tutti i fascicoli presenti in tutta l'avvocatura, oppure la cosa che immagino sia quella più prudenziale, magari ha fatto un'analisi del trend degli anni passati e ha verificato effettivamente quali sono i contenziosi e quali no. Allora, sarebbe interessante capire, ad esempio, qual è la ragione principale dei contenziosi, delle soccombenze, Presidente. Uno su tanti potrebbe essere quello del ritardo. Allora mi chiedo perché l'amministrazione capitolina spesso, e capita, non ce lo dobbiamo nascondere, magari ritarda nell'adozione di provvedimenti. Possiamo dire perché un'ipotesi possiamo farla potrebbe essere quella della carenza del personale. Allora ci ricolleghiamo al tema prima, perché tutto ha una storia, è tutto inserito all'interno di una storia. La storia per cui Roma Capitale ha avuto il blocco del turnover per diversi anni e oggi sta scontando, oggi noi con i debiti fuori bilancio, con i ritardi, con le soccombenze, con milioni di pratiche che potrebbero risultare inevase, che oggi però
con l'implementazione del personale stiamo mettendo un freno, è evidente che sconta, diciamo, un passato che ha visto forse una gestione, come dicevamo prima, di approvazione di bilanci che non avvenivano nei termini previsti dalla legge, forse. E allora è evidente che questo è un'attività che deve essere fatta. Quella, ovviamente, per carità, rispettiamo il punto di vista dell'OREF e insomma lo ringraziamo per questa occasione, per averci fatto conoscere, diciamo, la probabilità di soccombenza. E dopodiché entriamo anche nel merito di un altro tema, quello legato all'altro tema che effettivamente è stato citato dall'OREF. La governance di Roma Capitale sulle società partecipate non appare efficace ed alimenta ulteriori elementi di criticità e di incertezza. Allora io mi chiedo, Presidente, lo chiedo anche all'assessore, se l'OREF stia parlando dell'assessore. Perché governance potrebbe essere governance politica o governance amministrativa, insomma, mi sembrerebbe, insomma, è un po' dubbio, nel senso, io non lo capisco, magari c'è qualcuno che è più bravo di me e quindi è in grado sicuramente di comprendere questo tipo di aspetto, però va detto che il parere dell'OREF assolutamente è favorevole, quindi da questo punto di vista non mi pare ci possano essere problemi su questo fronte. Un altro tema che l'OREF tira fuori, anche qui mi permetto di dire finalmente, perché sempre Roma Capitale non ha fatto, Roma Capitale, questa amministrazione è lenta, eccetera, però l'OREF scrive di attivare le necessarie procedure presso il Consiglio dei Ministri al fine di ottenere gli spazi di finanza necessari alla copertura del fondo passività potenziali. Cioè, alla fine anche l'OREF comprende che Roma non può da sola, come città, far fronte a una serie storica di sfortunati eventi che l'ha portata oggi ad essere una delle città, forse la città più difficile, forse secondo me anche più difficile del governo, la città più difficile da governare, forse in Italia, non so se nel mondo, però e questo va detto. Quindi, se addirittura l'organismo di revisione che dà parere favorevole consiglia all'Assemblea Capitolina, consiglia all'amministrazione, consiglia alla Giunta di attivarsi ovviamente per questo tipo di interventi, di attendere e magari farsi portavoce, questo lo dico io, presso il governo per gli interventi legislativi, e si comprende che quindi i casi e le complessità che vive Roma le vive soprattutto Roma, non le vivono le altre città. Quindi su questa sensibilità, fortunatamente, abbiamo in questa legislatura, forse a mio avviso meno in quella passata, un Parlamento e un governo molto sensibili a questo. Ricordiamo che poco tempo fa è passata in Parlamento un atto di indirizzo su Roma Capitale, che era proprio collegato anche lì al tema dei poteri, al tema anche del decentramento amministrativo, un tema molto caro che, come sappiamo, in tante altre città funziona. Londra, come sappiamo, è suddivisa in tanti piccoli, chiamiamoli per semplificare, municipi. La maggior parte delle competenze sono appunto affidate ai municipi, e degli interventi invece di carattere centrale, che sono più che altro la pianificazione del territorio, i trasporti, che ovviamente non può che esserci una visione complessiva e integrata della città, e sono di competenza centrale, con un'assemblea. Ad esempio Londra, e lo cito perché è un caso, visto che da questo punto di vista questa amministrazione si è anche distinta, questa assemblea, per i temi dedicati, insomma, agli strumenti di partecipazione. Londra, prima di diventare la Grande Londra, l'attuale assetto istituzionale Grande Londra, ha subito una trasformazione importante. C'è stato un dibattito, se non ricordo male, tra metà e la fine degli anni 90. A questo poi è intervenuta una legge nazionale che ha definito un po' il quadro di Londra, e è stata sottoposta
ad un referendum, quindi a una consultazione popolare per far decidere alla cittadinanza quale potesse essere il futuro dell'assetto istituzionale della città. Un bellissimo, diciamo, intervento che ha prodotto oggi i risultati che noi conosciamo, quindi insomma di una capitale europea che ha certamente delle grandi qualità e che sicuramente, insomma, alla quale, insomma, possiamo certamente ispirarci. Passando ora alle spese del dettaglio delle strutture territoriali, per le spese sempre correnti. Presidente, no, no, non siamo in chiusura. Abbiamo sui 15 municipi abbiamo già rappresentato che gli interventi sono per circa 269 milioni di euro per le spese correnti. Ora, vedendo il dettaglio, mi sembra chiaro, diciamo, quale possa essere, per così dire, la logica, la ratio, insomma, che è sottesa, insomma, a queste spese. È evidente che, come abbiamo detto prima, i municipi hanno delle competenze differenziate, delle estensioni differenziate. Ad esempio, il settimo municipio, che è il municipio da cui provengo, di cui sono residente, e si ritrova sul titolo primo per la competenza per le spese correnti 26 milioni 898 mila euro, che ovviamente si tratta di uno dei municipi, forse credo che il municipio maggiormente popolato, insomma, dai romani, perché c'è oltre 300.000 residenti. Quindi da questo punto di vista sono certo che una parte del bilancio ha anche, e soprattutto sulle spese, non può ovviamente che tenersi conto anche della popolazione che è, diciamo, all'interno di questo. Un altro tema importante, e questo lo voglio dire, insomma, a gran voce, è il tema delle spese per investimenti, perché grazie sempre a quella modalità di gestione del bilancio in modo serio, corretto, cercando di fare in modo che la gestione ordinaria del bilancio possa avere 12 mesi e quindi essere approvato in tempo, sì, anche l'approvazione quindi di tutti i debiti fuori bilancio che spesso, insomma, alla fine dell'anno, degli anni passati siamo andati ad approvare per alleggerire, insomma, il peso dell'amministrazione, noi ci ritroviamo per il triennio 2019-2021 con un intervento pari a 1 miliardo e 120 milioni di euro per investimenti, quindi una manovra espansiva, Presidente. Questo ringrazio, insomma, l'assessore per l'attività svolta da questo punto di vista, e vediamo che di questi interventi abbiamo circa 658 milioni di euro che sono previste nelle spese di investimenti per le strutture centrali, mentre 64 milioni di euro che sono previste all'interno delle strutture territoriali. Quindi, da questo punto di vista, e chiudo, Presidente, vorrei ricordare che nell'ambito della spesa di investimenti finalmente hanno trovato anche accoglimento tutti quegli interventi votati online dalla cittadinanza sul processo partecipativo di Piazza dei Navigatori, che sono poi stati dislocati. Allora, questo è l'esperimento migliore che questa amministrazione poteva fare per far votare ai cittadini quasi 17 milioni di euro che oggi si ritrovano finalmente molte di quelle opere all'interno del bilancio di previsione. Grazie Presidente e buona continuazione.